dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, rispondendo, Gesù riprese a parlare in parabole ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi a dire: Ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e i miei animali ingrassati sono già macellati e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma costoro non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: Il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e, scorto un tale che non indossava l'abito nuziale, gli disse: Amico, come è potuto entrare qui senza abito nuziale? Ed egli ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Cari fratelli e sorelle nella fede, la pace del Signore sia con voi anche questa domenica 28ª del tempo ordinario, nel quale la Chiesa ci invita all'ascolto della parola di Dio e attraverso l'ascolto e la comprensione al cambiamento personale interiore, perché possiamo sempre più avvicinarci a una vita cristiana che abbia veramente il significato del nome stesso, vita cristiana. Ebbene, in questa domenica abbiamo ricevuto una partecipazione alle nozze. In questa domenica ci è arrivata la partecipazione e dobbiamo decidere se andare o non andare a questo matrimonio. Come riusciremo noi, che siamo quelli che ci riteniamo appartenenti alla Chiesa, sposa di Cristo, a presentare al mondo, ecco, la nostra società che possiamo definire purtroppo post-cristiana, l'incredibile partecipazione alle nozze del Figlio di Dio? Come potremo far sedere alla tavola di questo banchetto di grasse vivande, di cibi succulenti, di vini raffinati, un'umanità che apparentemente sembra quasi senza appetito, quasi senza la voglia di volersi sedere a una tavola così imbandita? Eppure questo è il compito della Chiesa, questo è il nostro compito di battezzati. Ne va di mezzo la vita in generale, la vita del mondo stesso. È oggi più che mai importante, necessario che il messaggio cristiano rifiorisca in questa società nella quale a tutto si pensa, tranne che alla fede, tranne che al fatto che c'è stato un Salvatore che è morto per noi e per i nostri peccati. Le letture di oggi ci ripropongono un salto di qualità rispetto a quanto abbiamo ascoltato nelle domeniche precedenti. Si passa in queste parabole del regno, questa è l'ultima parabola del regno, si passa dalla vigna al frutto della vigna che è il vino. E se ricordate, l'abbiamo detto ogni domenica, che l'economia
principale di quel posto, del posto dove Gesù è vissuto, era appunto la vigna oltre la pesca, ma la vigna aveva il suo posto di rilevanza, e anche perché la vigna produceva il vino, e il vino era considerato un segno di abbondanza. E da questo banchetto di nozze che abbiamo ascoltato nel Vangelo, dove un po' possiamo immaginarlo come quello raccontato da Giovanni a Cana, dove era presente Gesù e la mamma Maria, il vino scorre in abbondanza. Pensate che nella cultura ebraica i matrimoni duravano settimane. Noi, ecco, ci spremiamo tutto perché dobbiamo fare il grande matrimonio, poi in una giornata è finito tutto là. Per gli ebrei invece settimane e settimane di festa. E qual era, diciamo, il segno più importante durante questi banchetti? Loro non è che facevano come facciamo noi, 3-4 piatti e poi buffet, grandi buffet, no, assolutamente. Il segno dell'abbondanza di un matrimonio, anzi i segni erano due: da una parte datteri e fichi, freschi se era il periodo, e famose fiche secche se non era il periodo, e dall'altra il vino. Il vino, che era il segno anche dello status sociale di quello che si sposava. Ecco perché era importantissimo che al matrimonio ci fosse il vino, e che fosse anche di qualità. Tant'è vero che, se ricordate, le nozze di Cana si disse: normalmente nei matrimoni si mette prima il vino buono, poi quando la gente è diventata brilla si dà la famosa sacca pan, noi la chiamavamo così, cioè il vino di bassa qualità, sciacquatura in poche parole. E invece Gesù, con il miracolo della trasformazione del vino, dell'acqua in vino, dà il vino migliore al termine del pranzo, al termine della festa. E quindi pensate appunto a quale importanza, a che importanza aveva il vino in questi banchetti. Ecco, c'è un nesso tra le parabole precedenti, c'è un filo che segue Gesù e che si trova nel Tempio. Noi vogliamo pensare, anche se probabilmente non sia così, probabilmente sono state anche raccontate in tempi differenti, però vogliamo pensare che il Signore sta insistendo nel dire queste parabole ai sacerdoti del Tempio e agli anziani, proprio con un crescendo che vedremo, un crescendo anche tragico, perché sa che sono i suoi ultimi tempi e sta parlando con i suoi assassini. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Lui sapeva che fra poco sarebbe stato ucciso dalle stesse persone con le quali in quel momento sta parlando. Quindi la categoria biblica della vigna, che riporta al vino, è legata alla categoria biblica del banchetto che abbiamo e ascolteremo, anzi, nella prima lettura del profeta Isaia, che esalta questo grande banchetto della fine dei tempi, quello che ci aspetta tutti quanti. Con nostre categorie umane non possiamo sapere che cosa è il paradiso, è proprio perché siamo così legati al momento del banchetto, ai grandi pranzi, alle grandi cene, che è comparsa sempre, ecco, questa equivalenza tra che cosa può essere il paradiso e a che cosa si può avvicinare di più. A un grande banchetto dove saremo sempre là a mangiare, a bere, perché era sintomo di abbondanza. Ma la categoria del banchetto sotto sotto ha anche un'altra valenza, una valenza che
noi non riflettiamo, no? Quando si organizza un matrimonio, che cosa facciamo? Allora, a parte andare a prenotare la chiesa, andiamo a prenotare il ristorante, i fiorai, i fotografi, eccetera, la musica, ma poi che cosa si fa? Si inizia a fare la lista degli invitati e allora si inizia a scrivere, dobbiamo invitare a questa, a quell'altra, eccetera, eccetera, tutte le persone. Che cosa stiamo facendo in quel momento? In quel momento non stiamo facendo altro che trasformare questa festa in un incontro di amicizia, un incontro di fratellanza, un incontro di famiglia, un incontro di solidarietà, di vita, anche perché il matrimonio è il preludio alla vita stessa, è un incontro di ospitalità. Ecco, vedete quante cose ci sono dietro un matrimonio che noi a volte ci passiamo sopra, ma potrebbero essere l'occasione vera, l'occasione giusta, ecco, per ritrovare quell'amicizia, quella famiglia, quella solidarietà, quella apertura alla vita che spesso noi mettiamo da parte. E vi dicevo, nel primo brano, nella prima lettura del profeta Isaia, descrive il banchetto finale, questo banchetto che Dio preparerà per tutti i popoli del mondo, nessuno escluso. Ecco, sembra strano, eh? Per gli ebrei che hanno un senso di religione quasi, e di fede, quasi territoriale. Infatti la religione ebraica viene definita dagli studiosi come una religione geografica, cioè legata al posto, dove è presente. Già Isaia, nel suo essere profeta, dice che questo banchetto sarà per tutti i popoli del mondo, nessuno escluso, e con questo banchetto Dio si manifesta agli occhi del popolo in maniera che tutti lo possano vedere, toglierà il velo. Nella immagine che c'era nel popolo ebraico è che nessuno potesse vedere Dio faccia a faccia, altrimenti sarebbe rimasto folgorato. Se ricordate Mosè, quando sale sul monte Sinai, la prima cosa che fa, si copre il volto per non vedere Dio, per non essere folgorato. E Dio sconfigge la morte fino alla sua totale scomparsa in questo momento del banchetto. Il messaggio di Isaia è rivolto a tutti i popoli del mondo, che si uniranno in una sola alleanza per godere di una nuova condizione. Ecco che cosa l'uomo ha voluto paragonare il paradiso, dove non esisterà né dolore, né sofferenza, né morte. Il Vangelo invece ci riporta all'ultima parabola del regno, come vi stavo dicendo, quella del banchetto nuziale. Gesù ribadisce il concetto che il regno non è semplicemente un dopomorte, non è un semplicemente siamo morti col corpo e siamo puro spirito e vaghiamo, no, assolutamente, ma è una continuazione della vita che abbiamo sulla nostra terra, che sarà portata all'ennesima potenza dell'amore. Ecco perché il regno di Dio non è un regno che viene dopo, il regno di Dio è già presente in mezzo a noi. Questa condizione di amore si deve già mettere in pratica su questa terra e sarà portata all'ennesima potenza quando lasceremo questo mondo. Il regno di Dio è là dove si incontrano tutti coloro che accolgono la parola di Dio e realizzano la pace, la giustizia, la fraternità, la comunione fra tutti i popoli. Nell'immagine di questo invito a nozze del padre per il matrimonio del figlio c'è proprio questo. Ci sono quelle categorie nascoste dietro il matrimonio di cui abbiamo parlato prima e che
prefigurano quello che sarà l'eterna beatitudine e che è il momento in cui Dio Padre è felice per le nozze del Figlio, Gesù, sposo della Chiesa, e vuole invitare tutti, senza distinzione, tutti, perché in quel banchetto ci sarà la pace, la giustizia, la fraternità e la comunione. E quindi il banchetto esprime la nostra vocazione, la chiamata, perché questa è una chiamata di Dio. Dio chiama alla sua festa. E la vocazione che cos'è? Sempre detta che c'è la vocazione è la chiamata di Dio, ma la vocazione non è solo quella che hanno i preti, i diaconi, i vescovi, eccetera. La vocazione di tutti i battezzati, tutti siamo chiamati, perché a questo banchetto vengono chiamati tutti. Siamo chiamati alla gioia di una convivenza tutti insieme davanti al Padre alla festa del Figlio. E sorprende nella parabola evangelica l'incomprensione di questa vocazione e il rifiuto degli invitati. L'invito cade nel vuoto, le scuse sono quelle di sempre, sono quelle che sentiamo anche oggi. Non ho tempo, io tengo da fare, io tutta la giornata tengo da fare, figurati si pensa a Quaresima eterna, a Chiesa, a festa. Queste parole stanno scritte in questo Vangelo di 2000 anni fa. Queste parole le ritroviamo anche oggi. Non ho tempo. Come se il tempo fosse qualcosa di cui appropriarsi in prima persona e che non è che ci viene dato, ma è qualcosa che creiamo noi. Ecco, ritorna di nuovo il discorso e il ragionamento sul fatto che io sono padrone delle mie cose, faccio quello che dico io e non quello che mi dice Dio. Ma c'è qualcosa forse di più importante della vita? C'è qualcosa di più importante anche nella vita di scoprire l'amore di Dio? Ma hanno tutti da fare. E poi c'è quello che insulta i servi, no? Come succede tra di noi. Sei andato domenica a messa? E ancora pensa a queste cose, ancora queste cose vecchie facevano mamme, nonne e bisnonne. Come fa? Adesso siamo moderni, a che serve la Chiesa? Non è meglio che gli stonga lontana la Chiesa, se ne sentono di tutti i colori. Ma la Chiesa, lontana dalla Chiesa, se noi diciamo sempre che la Chiesa siamo noi, è un segno di contraddizione dire io sto lontano da me stesso. La Chiesa siamo noi, non sono le quattro pacche di mura che stanno nei vari comuni insomma agli angoli delle strade dove si trovano gli edifici di culto. Non è quella la Chiesa. È già nella parola di che non ho bisogno della Chiesa, già è una contraddizione. Ma addirittura c'è poi chi uccide i servi. E qui Gesù ci fa riflettere su quello che avviene ancora oggi, ancora oggi. Quanti dei nostri fratelli sono morti per predicare il Vangelo? Non pensiamo solo ai missionari, quelli che vanno lontano, o come avveniva una volta, ecco, i missionari che andavano nei paesi dove rischiavano la morte. Certo, anche loro sono stati dei martiri, ma abbiamo martiri qua a 50 chilometri, Don Peppe Diana, a 100 chilometri. Abbiamo martiri che ancora oggi per gridare il Vangelo, la giustizia, la pace, la fratellanza, vengono uccisi, vengono sparati, vengono tolti di mezzo, vengono calunniati. E quella è la cosa ancora più brutta,
per togliere di mezzo chi parla, gli si butta addosso il fango della calunnia. Danno fastidio. Diamo fastidio. Ecco, mettiamoci anche noi. Se siamo dei veri missionari del Vangelo di Dio, del Vangelo di Cristo, diamo fastidio, perché non siamo più in linea con la mentalità del tempo. Guardate, noi stiamo rischiando molto in questo periodo. Molti mi dicono, ma la Chiesa sembra un po' strana, non è più come una volta. La Chiesa sta facendo delle cose un po' strane. La Chiesa sembra di mandare un messaggio che non è più come era una volta. Io vi posso dire questo. Quando Cristo è venuto sulla terra, quando il Gesù storico ha camminato per la Palestina, ha predicato, ha trovato un mondo che doveva cambiare e non si è adeguato al mondo in cui è vissuto. Oggi anche noi con il nostro messaggio evangelico non dobbiamo adeguarci al mondo, perché noi non siamo del mondo, dice Gesù. Siamo nel mondo, ma non del mondo. È il mondo che si deve adeguare al Vangelo. E questa è la vera sfida della Chiesa, la famosa Chiesa in uscita. Oggi si ha molta paura di predicare e di parlare del Vangelo. Si ha molta paura di predicare e di parlare di Gesù, quasi come se è una cosa di scuorna, come diciamo dalle nostre parti. Ma là sta la nostra sfida, quella di portare l'esempio di coloro che seguono Cristo, a chi Cristo l'ha messo da parte, per modernità, modernità. E in questa parabola, ultima parabola del regno, c'è una parte finale che ci ricorda e ricorda i personaggi del tempo, ecco, i famosi assassini di Gesù, i famosi assassini di Gesù, che rifiutate l'invito, rifiutata questa partecipazione alle nozze. Il padrone, il padre dello sposo, invita i servi ad andare a chiamare le persone agli angoli delle strade, i derelitti. Cioè, alla fine non sono voluti andare i familiari, non sono voluti andare i parenti, non sono voluti andare gli amici. Il Signore non è che si ferma col suo progetto. Il progetto è per tutti. Per tutti. E soprattutto ci ricorda che gli umili accettano, questi ultimi accettano la partecipazione alle nozze. Però Gesù ci ricorda alla fine che la semplice presenza in questa sala del banchetto non basta. Se il primo atteggiamento è quello della festa, il secondo atteggiamento è quello di riconoscere Lui come unico, e chi non ha questo atteggiamento non ha la veste per andare alle nozze. Sì, noi veniamo, ma noi andiamo alle nozze, ma dobbiamo avere la festa. È quello che è successo, dobbiamo avere la veste. È quello che è successo all'ultimo personaggio di cui parla il Vangelo. Gli invitati a una festa di nozze a quel tempo ricevevano all'ingresso una veste da indossare, ma questo personaggio invece vuole distinguersi, non vuole condividere, oppure casomai è entrato di nascosto, quante volte nei matrimoni
Accendiamo il filmato che abbiamo visto i matrimoni. Allora si dice, il marito dice vicino alla moglie, ma questi l'hai invitati tu? La moglie dice no, io pensavo che l'avessi invitati tu. E poi 200 persone sono diventate 230 perché ci sono stati gli infiltrati del matrimonio. Probabile che questo sia uno di quegli infiltrati che per non farsi prendere non si è messo neanche l'abito che veniva dato all'ingresso del matrimonio. Quindi con l'inganno è entrato. L'invito iniziale alla festa è rivolto a tutti, buoni e cattivi. Quindi questo ci ricorda ancora, come nelle settimane scorse, che non è importante il nostro passato davanti a Dio. Non importa da dove veniamo, se siamo buoni o siamo stati cattivi, conta la nostra risposta e conta l'impegno di mettere la veste per partecipare a queste nozze, perché non deve essere un'adesione solo superficiale, ma deve avere tutta l'eleganza della partecipazione al banchetto di Dio che ha preparato per noi. Ecco, il banchetto di Dio che ha preparato per noi è la creazione. Sì, è vero, sarà il banchetto che ci aspetterà quando moriremo e se saremo degni di andare al paradiso, ma il banchetto nostro è questa creazione. E ditemi, noi che in questi giorni stiamo accendendo la televisione o stiamo seguendo i social e leggiamo tutte queste notizie. Notizie di guerra, di distruzione, di omicidi, di bambini trucidati, di famiglie distrutte, di vendette. Ecco, è possibile che tutta questa gente abbia rifiutato di partecipare al banchetto di Dio e se ne stia lontano. Ecco perché è nostro dovere di cristiani battezzati, quello di diffondere la partecipazione alle nozze del Figlio di Dio Padre, perché ci sia un mondo nuovo. E il mondo nuovo inizi già su questa terra, ma non ce lo dobbiamo aspettare dagli altri, no, assolutamente. La piccola pietra che costruisce il nuovo regno la dobbiamo mettere noi in prima persona, perché quando andremo davanti a lui faccia a faccia nella sala del banchetto, ecco questo, del banchetto del cielo, noi saremo accolti da Lui che ci dirà: vieni, servo fedele, vieni, ricevi la corona che ti è stata preparata sin dall'eternità, come ha fatto con i santi e con i martiri. E allora di questa coerenza dobbiamo riempirci la bocca, la coerenza di dire sì, io sono cristiano, sì, io partecipo al banchetto di Dio. E ho anche l'abito perché sono stato chiamato, invitato con la partecipazione. E non sono un infiltrato, ma soprattutto ho detto sì. Questa parabola può essere definita la parabola del sì, di fronte al no di coloro che si ritenevano autosufficienti e non volevano. Non avevano necessità di partecipare al banchetto di nozze. Questa parabola ci accompagni in questa settimana, accompagni tutti quanti voi, accompagni soprattutto le persone che si trovano in uno stato di malattia o in un letto di dolore o in ospedale e che non hanno la possibilità, ecco, di partecipare fisicamente alla domenica, all'Eucarestia domenicale, e perché
sia di conforto, perché quel dolore è un sì alla partecipazione che il Signore ci ha mandato. Si trasformi quel dolore in un atto di partecipazione, perché è anche nostro dovere partecipare con la preghiera al bene degli altri. E vi saluto come le altre volte con la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, e ci vedremo ancora una volta sui canali di Nuvola TV. Beati voi che siete poveri, perché vostro sarà il regno dei cieli. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. Beati quelli che soffrono, perché saranno confortati. Beati quelli che sono puri di cuore, perché essi vedranno il Dio. Beati sempre i pacifici, perché saranno chiamati figlioli di Dio. Beati quelli che sono perseguitati per causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli.